Buongiorno! Buongiorno amici! Oggi è il primo giorno completo qui a Barcellona. Adesso stiamo camminando per andare a far colazione, per essere più carichi per tutta la giornata in giro, perché noi usciamo la mattina e torniamo la notte. Sappiamo quando usciamo, non sappiamo quando rientriamo. Già. Quindi dobbiamo essere super carichi. Qui ho la mia mappa. Sono proprio una turista, però con la borsetta, non con lo zainetto questa volta. Estamos per fare il brunch tipico spagnolo. Amici, questo è il tipico English breakfast, però uno sopra l'altro. Non sembra male. Anzi, sembra invitante. Sembra quasi invitante. Yeah. Stiamo per raggiungere la Sagrada Famiglia. Le moto che passano. E come al solito quel culo che avremo sarà in ristrutturazione. Cosa ne pensi? Secondo me sì, visto che ogni volta che andiamo in qualche posto il monumento principale è mezzo coperto perché lo stanno ristrutturando. Vedremo se siamo fortunati oggi o no. Io non ci posso credere. Siamo arrivati alla Sagrada Famiglia. La stanno ristrutturando. Che sfigati. Tanto lo si sapeva. Vabbè. Ah, è immensa. La gru ci sta bene. E qui siamo al parco della Ciutadella. Ciutadella. Dove tra l'altro è molto bello. Enorme, tra. Enorme, figo. Verde, è un sacco verde. E qui, visto che in Spagna sembrano molto tolleranti, tutti sono tutti che fumano. Svaccati a terra. Svaccati a terra, grandi, piccoli, di qualsiasi età. I piccoli rincorrono le bolle, non fumano. Fumano il pazzetto. Che figo! Cazzo, facciamoci il bagnetto. Sai la mia passione per le fontane. Già. Ti ho portato alla Ciutadella. Alla Ciutadella. Sempre ci sta una pausa birretta.
a boss, you're a constant delay. These are kind of thoughts I've been having for 3 days. Feel like you're more of a homie. Please, you don't even know me. You think I'm starting new relations. I'm just a part and need my space in. Amici, non c'è un commerciale, c'entra. Ma ritieni un attimo, che devo fare una cosa. Guardate, ragazzi. No, mi scappa la pipì. No. Non c'è un commerciale centro che devo fare la pipì. No time for you, I lack the patience. And you like, girl, how you do that? My attitude is bitchy, but you already knew that. Cici, è ora di provare un'empanada tipica spagnoleta. Adesso... speriamo di beccare quella giusta. Sì, perché ce n'è una con la scipola, una senza scipola. Indovinate chi è per quella con la scipola? La sua. Empanada. E quella burra. Allora, la mia c'ha la carne di manzo, le olive, il peperoncino piccante. Il formaggio. E il prosciutto cotto. Gorgonzola? No. Formaggio puzzolente francese. Roquefort. Buono. Buono. Anche mio, ragazzi. Yeah, viva l'empanada. Dove sta? Fai vedere agli amici dove è la foca. Ci spero dove metterla. Estamos a la Rambla. Ora dobbiamo decidere se andare alla izquierda o alla derecha. Io direi all'izquierda. Izquierda sia. Vamos a la izquierda. Siamo fatti a bindolare dal pesce fritto fresco. Come fai a dirgli di no? Allora l'abbiamo presi. Allora parte la sfida, se riesci a fare in equilibrio tutto questo percorso fino là in fondo mi offre una birra. Vuoi dire qualcosa? Ce la farò, guarda che lunga però, apprezzate lo sforzo, in ogni caso apprezzate lo sforzo. No, se ce la faccio mi offro la birra. Certo, te lo offro io. Se non ce la faccio te lo offro io. Certo. Quante possibilità di metterci? Dai, guarda che lunga. 10. 5. 7. 5. 7. 5. Una. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Basta. Basta. Mi devi appena dire. Non mangiamo da giorni! Al costo di 1 euro l'uno. Amici, 10 euro!